Palazzetto dello Sport gremito a Imperia per salutare Fabio Basile, olimpionico di judo. Beh, Fabio, una bella festa, e anche bello il fatto che un campione olimpionico ha saputo portare questo sport ai fasti, alla gloria di Rio, sia anche disponibile a incontrare i giovani qui ad Imperia, Fabio. Sì, è una cosa bellissima per me vedere tanti bambini, ma soprattutto tanti genitori a guardare. Perché tante volte i genitori sono alla base di tutto e sono molto importanti per i bambini, e vedere tanti genitori a vedere i loro figli a fare judo è veramente una bellissima cosa. È bellissimo vedere tutti questi bambini, a me è felicità questa, vedere tante persone con il judo già addosso a me mi riempie di un qualcosa in più, ecco. Ma tra l'altro mi dicevano prima che qualcuno qui aveva anche combattuto con te, perdendo, sì, ovviamente, neanche da dire. Sì, sì, quando ero piccolino con lui, me lo ricordo, a Genova, avevamo fatto un incontro e ovviamente ho vinto io. No. È vero, ha vinto. Anche lui vanta di un sacco di medaglie ai campionati italiani, anche fuori Coppa Europa, lo conosco. Comunque... Beh, è una bella festa, e anche un modo, Daniele Berghi e Viani, Franco Viani, che sono dell'OK Club, che hanno organizzato questa iniziativa, è un modo per far parlare un po' di questo sport che tra l'altro Imperia ha tanti iscritti, l'OK Club mi dicono che sta facendo dei numeri importanti. Beh, non siamo sicuramente nel gotha della top 5 delle società italiane, però siamo fra le prime 20 società, sono oltre 2000, quindi noi facciamo il nostro. Grandi tifosi di Fabio Basile fin dai tempi di quando era ragazzino, c'è un rapporto che ci lega a livello d'amicizia col suo maestro, con lui, insomma è amico di tanti nostri ragazzi. Con Franco abbiamo fatto questa scommessa, abbiamo detto: Fabio vince le Olimpiadi, lo facciamo venire in Imperia, ma questo prima delle Olimpiadi, quando lui si era qualificato così, con questa voglia, con questa forza che ci ha messo, con questa rabbia, è riuscito ad arrivare a Rio, e io e Ettore eravamo in palestra e Franco a fare un po' di manutenzione quando abbiamo visto un tiro grandioso, la quintessenza del judo, al secondo o terzo incontro abbiamo detto vince, e ha vinto, e siamo contenti di averlo qua oggi, perché oltre alla disponibilità che ci ha mostrato, però è un bel personaggio, un ragazzo pulito, un ragazzo che ha fatto un sacco di sacrifici. Non è detto che facendo dei sacrifici si riesca a arrivare a questi risultati, però sicuramente senza sacrifici questi risultati non arrivano. E questo sicuramente è sicuro. Franco Viani, presidente, allora questo OK Club ha tanti iscritti, ma sta portando a casa anche dei risultati, avete già fatto in precedenza delle belle stagioni, voglio dire, vi siete ritagliati il ruolo. Sicuramente, pur essendo una palestra di provincia, perché Imperia sappiamo è soltanto paragonabile a un piccolo quartiere di una grande città, ci stiamo difendendo bene. Nell'ultimo quadriennio olimpico siamo arrivati 21esimi come società in Italia su oltre 650 società che sono rientrate nella classifica, e su circa 3000 società in totale in Italia, quindi il risultato è ottimo, i ragazzi ci seguono, stanno rispondendo bene agli allenamenti, e siamo fiduciosi che dai ragazzi piccoli che oggi abbiamo portato qua possa uscire qualcuno che, vabbè, speriamo sempre possa emulare Fabio che oggi è qua, ma che sicuramente qualche soddisfazione ce la potrà dare.